Buon pomeriggio, bentrovati a questa edizione straordinaria del TG6 per seguire l'arrivo di Matteo Renzi, il Presidente del Consiglio a Pescara, al porto turistico. Incontrerà gli imprenditori per un pranzo di lavoro a cui parteciperanno anche i rappresentanti delle istituzioni regionali. Allora andiamo subito in diretta con Pescara, dove per noi c'è Paolo Renzetti. Paolo, buongiorno. Paolo, mi senti? Allora evidentemente Paolo Renzetti non mi sente. State vedendo proprio l'arrivo in questo istante del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che incontrerà gli imprenditori al ristorante Da Franco, che è proprio al porto turistico Marina di Pescara. Lì è stato organizzato un banchetto, insomma, in cui si parlerà ovviamente di economia e di infrastrutture. Infatti il presidente D'Alfonso ha con sé un'agenda con alcuni punti da sottoporre al Presidente del Consiglio. Io proverei a ricollegarmi con Paolo Renzetti da Pescara, vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento. Intanto vi dico che questa è solo la prima tappa della lunga giornata in Abruzzo del Presidente Matteo Renzi, perché poi alle ore 15 ci sarà l'inaugurazione della scuola media Dante Alighieri di Spoltore, con lavori appena completati per circa 3 milioni e mezzo di euro. E ancora intorno alle 16 il Presidente del Consiglio si sposterà all'Aurum di Pescara per inaugurare il villaggio della comunicazione organizzato dal Corecom, ma soprattutto per firmare l'atto conclusivo del master plan per l'Abruzzo. Anche questo era un evento molto atteso dal mondo imprenditoriale e non solo. Ancora la giornata proseguirà alle 18 al Cinema Teatro Circus, sempre a Pescara, dove Renzi parteciperà al Festival della Laicità, al FLA, dove terrà un incontro a cui sono stati invitati anche i ragazzi delle scuole, e su questo c'è stata polemica e poi lo vedremo nel corso del telegiornale, proprio sulla partecipazione degli alunni delle scuole a questo incontro, in cui si parlerà del referendum, cosa che è stata ritenuta una manifestazione propagandistica. Torno a vedere le immagini da Pescara. Allora andiamo in diretta con Paolo Renzetti, vediamo se siamo riusciti a ripristinare il collegamento. Paolo. Sì, grazie, buongiorno in diretta Marina di Pescara. Alfredo, è arrivato da 3 minuti il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, grandissime misure di sicurezza a Pescara, città blindata proprio per l'arrivo in città del Premier. Il Presidente del Consiglio ha salutato i giornalisti, ha detto parlerò al termine però dell'incontro con gli imprenditori, felice di essere venuto a Pescara. Queste le parole del Premier, del Presidente del Consiglio, che è arrivato e stato salutato dal Presidente della Regione Luciano D'Alfonso, dal Presidente del Consiglio regionale di Pangrazio. Era presente anche il sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli, ovviamente il sindaco di Pescara, tutte le autorità politiche e militari proprio per ricevere il Presidente del Consiglio, che avrà oggi un programma molto intenso in Abruzzo, ma soprattutto tra Pescara e Spoltore, perché è appena iniziato proprio le nostre spalle l'incontro con gli imprenditori abruzzesi. Successivamente il Premier si trasferirà, si sposterà a Spoltore, dove inaugurerà la scuola Dante Alighieri, che è stata restaurata. Sì, di Matteo Renzi, dell'incontro, del saluto con il Presidente della Regione, sì, Luciano D'Alfonso. Come ci hai detto tu, Renzi, abbiamo intravisto anche in diretta, queste sono immagini ovviamente registrate, vediamo anche il sottosegretario alla giustizia Federico
Federica Chiavaroli l'accoglienza al Presidente del Consiglio, accanto a lui anche il Sindaco di Pescara Marco Alessandrini, che ovviamente fa gli onori di casa essendo il padrone, il padrone di casa. Allora Paolo, torno da te, raccontaci anche come è stata vissuta questa attesa dell'arrivo del Presidente del Consiglio, che porta una quarantina di minuti di ritardo sulla tabella di marcia, e immaginiamo che questo influirà anche sugli appuntamenti successivi. L'agenda l'abbiamo ricordata poco prima di collegarci con te. A te Paolo. Sì, c'è stato questo arrivo in ritardo, come dicevi giustamente tu Alfredo, di una quarantina di minuti sul programma ufficiale. Il Premier era atteso per le 13 qui al Marina di Pescara, invece l'elicottero è atterrato in aeroporto una mezz'oretta più tardi, e poi c'è stato il trasferimento in auto qui al porto turistico. Grande attesa ovviamente da parte della politica abruzzese e degli imprenditori abruzzesi. Questa è una visita sicuramente importante, non a caso oggi verrà firmato proprio alla presenza del Presidente del Consiglio il Master Plan Abruzzo, che ovviamente assume una rilevanza, una valenza assoluta proprio per lo sviluppo della nostra regione. Dicevamo grande attesa, città blindata, alcune zone, soprattutto la zona sud del capoluogo adriatico è chiusa al traffico, lo sarà soprattutto nel pomeriggio e fino alla mezzanotte. Ci sono centinaia di agenti delle forze dell'ordine, della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, ovviamente oltre agli uomini della Polizia Municipale, a presidiare tutte le zone della città e in particolare i luoghi che vedranno il Presidente del Consiglio incontrare i pescaresi, incontrare la politica, i politici pescaresi. E nella giornata, dicevamo, ovviamente bisognerà tener conto anche di questo slittamento di circa una quarantina di minuti sul protocollo ufficiale, sul programma ufficiale, che come dicevamo prevedeva l'arrivo del Premier alle 13 qui alla Marina di Pescara e non come così è accaduto alle 13:40. Dicevo Alfredo che lo hai ricordato anche tu da studio, tra l'altro possiamo averlo qui in diretta, perché tra l'altro ha salutato anche lui il Presidente del Consiglio Antonio Oliveri, ex Presidente del Pescara, oggi in rappresentanza dell'imprenditoria abruzzese. Avete incontrato, avete salutato il Premier Matteo Renzi, una visita importante per l'Abruzzo. Sicuramente una visita importante, un atto di testimonianza e di presenza del Presidente Renzi per tutta la popolazione abruzzese, in un momento in cui c'è bisogno di stare uniti e di ricominciare a rimboccarsi le maniche per tirare su quest'Italia che non è che stia benissimo. Oliveri, sta ripartendo l'economia nella nostra regione? Lo chiedo ad un imprenditore che lavora da 40 anni in Abruzzo. No, non sta ripartendo l'economia, ci stanno buone speranze che lo possa fare, ma non penso ci sia ancora un'economia da ripartenza. Io penso che ancora ci sia un'economia di mantenimento. Per poter ripartire l'economia anche in Abruzzo ci vuole forse una spinta, non aiuti governativi, non so quelli che andiamo cercando, ma una spinta di chiarezza, di trasparenza e di conduzione politica senza la grossa burocrazia che ancora ci ingessa completamente. Prima di lasciarlo, Oliveri, la firma oggi del Master Plan Abruzzo è sicuramente un atto importante. Beh, questo va dato atto al nostro Presidente D'Alfonso, che si è impegnato, ha anticipato tutti nel formare questo master plan e nel concretizzarlo. Questo può essere un buon viatico per ricominciare a vedere un Abruzzo che conoscevamo 20 anni fa. Grazie ad Antonio Oliveri, tra l'altro come tutti sapranno e come sapranno i nostri telespettatori, ex vicepresidente del Pescara per tanti anni con il gruppo Cibilia al timone, al vertice della società biancazzurro. L'abbiamo intercettato Alfredo proprio in diretta dopo il saluto con il Premier Matteo Renzi. Dicevamo una giornata importante per Pescara, perché ci
ci sarà oggi, dopo l'incontro con gli imprenditori, la visita nella scuola media Dante Alighieri di Spoltore per l'inaugurazione, scuola ristrutturata con criteri antisismici. Poi nel pomeriggio, come dicevamo anche con Antonio Oliveri, la firma del master plan Abruzzo all'Aurum, poi ci sarà il trasferimento al Circus per l'inaugurazione del Festival delle Letterature, poi in serata l'ultimo appuntamento ufficiale a Palazzo di Città per partecipare ad un incontro per il sì al referendum. Allora Freda, se tu sei d'accordo, io direi di mandare il primo contributo che abbiamo registrato, il contributo che abbiamo registrato qualche minuto fa, perché parliamo dell'incontro del Premier con gli imprenditori abruzzesi e noi abbiamo ascoltato il presidente di Confindustria Abruzzo, Agostino Ballone. Se la regia è pronta possiamo vedere il contributo filmato. Assolutamente un'occasione da non perdere, un'occasione importante per la nostra categoria, ma credo per l'Abruzzo. Oggi presenteremo al Primo Ministro, al Presidente del Consiglio, un documento elaborato dalle forze sociali, quindi Confindustria, ma anche sindacati. Un documento stringatissimo dove andiamo a mettere in evidenza alcuni aspetti, alcune carenze che riteniamo debbano essere in qualche maniera colmate. Un momento difficile a livello internazionale per l'economia, sta ripartendo l'economia abruzzese? Direi di sì, sicuramente si è fermata la caduta, stiamo recuperando anche ancora purtroppo con lo zero virgola, ma comunque siamo in una posizione di aumento, quindi positivamente, è una valutazione positiva in generale. Oggi ci sarà anche la firma del Master Plan Abruzzo? Sì, questo è un atto conclusivo, un atto comunque dovuto a questo punto, ma è la fine di un percorso e su quello lavoriamo allegremente. Oggi la visita del Premier a Pescara, domani a Datessa, alla Sevel, ci sarà la visita del Ministro del Rio, anche in questo caso si tratta di un'occasione da non perdere perché quella è l'area importante a livello industriale della nostra regione. Esattamente, è un'area di punta, è un'area dove c'è una forte concentrazione di imprese anche di grandissima dimensione che sono quelle che mantengono alto il fatturato e il PIL abruzzese. Paolo, allora torniamo da te a Pescara. Sì, grazie. Dunque in corso, Alfredo, come dicevamo, l'incontro tra il Premier e il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, gli imprenditori abruzzesi, ne sono arrivati un centinaio da tutta la regione, come dicevamo a fare gli onori di casa il Presidente della Regione Luciano D'Alfonso, il Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio, il Sindaco di Pescara Marco Alessandrini, incontro che dovrebbe durare, crediamo, ancora per un po'. E ovviamente ve ne riferiremo nel corso del TG6 che inizierà tra breve, dunque saremo di nuovo in collegamento qui in diretta dal Marina di Pescara. Per il momento è tutto, a te la linea, Alfredo. Sì, grazie Paolo, come dicevi giustamente tu, fra poco meno di 10 minuti inizieremo l'edizione ordinaria delle 14 del TG6 e dunque l'appuntamento per tutti voi è tra pochissimo. Noi ci fermiamo qui e ci vediamo tra poco.